tutti, buona Domenica delle Palme, spero che state tutti bene. Diciamo che tutti possono pens stanno pensando che questa è la diretta prefinale, mentre invece, come ho messo nel titolo, è chiarimento, giusto perché, per essere chiari, infatti, a differenza delle altre dirette, la lascerò anche un paio di giorni, un giorno, sul mio profilo, in modo che tutte le persone che si stanno divertendo ad offendermi la guardino, poi possono tirare delle somme, possono continuare ad offendermi, va bene, ma magari invece quelli che sono un po' in dubbio e vogliono capire, perché ci sono anche tante persone che mi stanno chiedendo a dire: Marco, ma come mai hai utilizzato quel termine? Marco, ma come mai poi hai utilizzato quel termine? Ecco, e ora andiamo a chiarimento contro Bea. Allora, voglio un attimo spiegare la cosa. È uscito questo Twitter scrivendo che una ragazza scriveva sopra, era una conversazione privata, e diceva: anche Papa Madda ci invita, ci dà la carica, ci invita alla guerra, preparate le email. E sotto c'era questa scritta mia: preparatevi alla guerra. Allora, ragazzi, mi è arrivato questo video della Casa di Carta dove c'è scritto: pronti per l'ultima battaglia, prepariamoci per l'ultima battaglia. Io ero il professore, c'era Mirko, c'era Ciro e c'erano tutti questi qua. Su questa io l'ho ripostato e ho detto: preparatevi alla guerra. Ma non era inerente a nessuno, prima di tutto non era inerente a nessuna guerra. Per questo mi dispiace se ho offeso qualcuno con una parola del genere, ma è un po' come gli aerei che passavano, ci sta un esercito fuori, scatenate l'inferno, cioè ne ho viste di 3.000 di tutti i colori in questo periodo, però ripeto, in una conversazione privata su un video del genere ho detto una cosa del genere, ma era inerente comunque ai perletti che avevano fatto quel video. Allora automaticamente io ho detto: preparatevi alla guerra, ma non era contro nessun concorrente, perché al di là di tutto voi non riuscite a capire una cosa. Noi lì dentro, anche se abbiamo avuto qualche discussione, perché per quanto mi riguarda avrò discusso una volta, dopo qualche giorno già ci siamo chiariti, perché vivevamo nella stessa casa e ci rispettavamo, stavamo a tavola, mangiavamo, discutevamo, ridevamo. E quando ognuno di noi ha abbandonato, la casa, ci sono stati quasi per tutti gli occhi pieni di lacrime perché restavamo male. Forse agli occhi vostri sembravano chissà che sfide, ma tra di noi lì dentro c'è solo del bene. Ci sono delle discussioni, ma come ci sono in tutte le famiglie, magari possono sembrare amplificate, perché da vicino, da lontano le cose possono sembrare amplificate. Ma ripeto, dopo qualche giorno già si era chiarito tutto. Però quello ci tenevo a dire, perché quando vedo, veramente vedo ultimamente tantissimi messaggi sotto ai miei post dove questa parola è stata presa contro una concorrente, che al di là di tutto io stimo. C'è stata una discussione, ma in effetti ci siamo sempre stimati una parte con un'altra. Per me, quando è domani, io tifero per una persona, due persone. Ma se vince qualcun altro, io sono contento lo stesso, perché comunque hanno fatto tutti quanti un percorso stupendo. Ci tenevo solo a precisare questa cosa, perché vi ripeto, mi sono arrivati molti messaggi anche sotto i post che dicevano: perché io volessi fare la guerra a Bea? Ma non è così, ragazzi, non capisco. Andate a riprendere, per favore, andate a riprendere quella cosa. Quel Twitter, non so cosa è stato fatto, e cercate di capire. Poi, secondo me, con un po' di civiltà possiamo parlare di qualunque cosa. Mi dispiace, vi ripeto, se volete continuare, continuate, però continuiamo nel modo giusto, cioè nel senso su un qualcosa di giusto, perché secondo me, sotto a un video stupendo che hanno fatto i perletti. Che poi una ragazza me ne ha mandato un altro, sempre inerente invece a Bea, stupenda, lei con i capelli rossi, che era l'ispettrice della Casa di Carta.
Detto questo, ragazzi, stiamo alla vigilia di questa grande finale. Domani vinca il migliore. Cosa dire? Io sono contento di rivedere le persone che oramai erano quasi un mese che non le vedevo più. Ci tenevo a fare questo video solo per chiarire. Poi ripeto, a chi ha dato fastidio mi dispiace, non era proiettato a dar fastidio a nessuno degli 8 finalisti, era inerente al video che mi è stato mandato. E però chi ha frainteso, ci tengo magari a invitarlo a guardare questo video giusto per capire. Poi raga, chi vuole continuare, il mio profilo sta là, scatenatevi tra i post e la posta privata. Non vi posso dire nulla di che. Detto questo, vi vorrei salutare. Perla deve vincere. Secondo te, la tua opinione, chi vince? Ragazzi, secondo me domani è una finale. Ah, scusate, ci tenevo pure a precisare un'altra cosa, perché poi me ne arrivano tante. Il mio puntualizzare sulla situazione di Simona, che ho detto è come se fosse arrivata Bea per la seconda volta. Prima di tutto avete detto bene, per la quarta volta. Solo voi dovete capire che spesso noi lì non abbiamo tanto tempo per spiegare le cose, perché è una diretta e non siamo opinionisti, ci danno la parola per poco tempo. Ma il mio era un valorizzare il fandom di Beatrice, perché veramente è fortissimo, è riuscito a mandare in finale, secondo me, questo è il mio pensiero, le persone che volevano loro. Per questo non era un'offesa verso nessuno. Ma era soltanto un chiarire che secondo me è stato il fandom di Beatrice. Come molti di voi avete detto, ma anche tu sei andato avanti per il fandom dei Perletti. Ed è giusto, se è stato così, io stavo dentro, non lo potevo percepire. Però uscendo e vedendo che comunque sia i Perletti, sia i Paoletti, tutti questi gruppi comunque mi vogliono bene o almeno votavano per me. Capisco che comunque sono andato avanti anche per loro. Per questo non c'era un'offesa in nessuna situazione, era solo un chiarire un mio pensiero. E su questo mi appoggio alla domanda che aveva fatto quella persona dicendo: qual è la tua opinione per domani? Ragazzi, domani, secondo me, le due persone dovrebbero arrivare in finale, per quello che ho capito, che sono forte, eppure perché tifo, secondo me. Quella più forte è Perla e Beatrice. Però abbiamo visto che comunque i fandom ne fanno da padrone in questo GF, per questo è un po' un terno al lotto. In questo caso qui non mi espongo dicendo scatenate, fate, se no viene frainteso. Quello che posso dire, ognuno di noi voteremo per quello che preferiamo che vinca. Però, ripeto, tutti hanno fatto un grandissimo percorso. Detto questo, io vi invito di nuovo a rivedere la diretta, chi la vuole vedere, di non essere un uomo, mi dispiace per te che vinca la migliore Beatrice. Ma ragazzi, ma io penso che Beatrice veramente abbia fatto un grandissimo GF, non ho nulla contro di lei, siete voi che mi venite a dire sotto che è inerente a lei, io non ce l'ho assolutamente, anzi, credo che abbia fatto uno stupendo percorso come l'ha fatto Massimiliano. Per questo vi ripeto, non so perché continuate questa cosa. Detto questo, ragazzi, senza che mi prolungo, volevo solo spiegare questa cosa. In bocca al lupo, ci vediamo domani. Non farò una diretta e qualsiasi cosa succeda, ci vediamo il giorno dopo con una storia, non con la diretta. Buonanotte, ragà. Un abbraccio a tutti e buona domenica delle Palme. Ciao.